grande rilievo. Facciamo un grande applauso all'orchestra Pietro Mascagni, diretta dal maestro Andrea Palinari. Sono soprattutto felice di dire al nostro pubblico questa sera che quello che avete appena ascoltato non è un brano di Nicola Piovani, non è un brano di Nino Rota, non è neanche un brano di Beethoven, ma è un brano di Raffaella Cardinale, che è l'autrice della musica, e so anche che le parole, dire una cosa, un omaggio anche alle donne. Quante sono le donne direttore d'orchestra in Italia? Sono tante. Io credo però che tu sia l'unica in Puglia, lo possiamo dire? Sei l'unica in Puglia? Sì, sono l'unica ad avere la laurea in direzione d'orchestra. Tra l'altro lei, alcuni anni fa, aveva anche vinto il Maggio Musicale, lo dico perché è la, diciamo, il premio più prestigioso della musica italiana. E a proposito di amore, per amore della famiglia, ha rinunciato a questa esperienza, ma non ha rinunciato alla musica. È riuscita a coniugare la musica, l'arte e la famiglia. Grazie Raffaella per la tua esperienza di vita. Tutti i professori d'orchestra. Vi vorrei presentare un nome. Come no, senz'altro, e facciamo un applauso a ciascuno di loro, prego. Thank you.
Io direi, a grande richiesta, a grande richiesta, riascoltiamo questo brano composto da te, che si intitola Estasi. Niente di meglio per concludere in bellezza questa serata. Questo brano l'ho scritto per loro, perché per me sono come una droga, no? Estasi nel senso, sia veramente sono felice se sono insieme a loro, perché vivo insomma di questo, vivo di musica e quindi loro sono giovani e mi fanno essere giovani dentro, no? Quindi sento comunque la nostalgia di quelli che c'erano e di quelli che... Quindi non fanno più parte di questa armonia, ma che però saranno sempre e noi ci uniamo tutti a questo spirito di armonia e diciamo sicuramente viva l'arte, viva la musica, ma soprattutto viva l'opera salesiana di Gemignola.
tutti. Bravo.